Se l'ultima frontiera dello spazio sono le missioni a lungo termine, ci sono prima una serie di problemi logistici da affrontare. Fino ad oggi, infatti, gli astronauti sulla Stazione Spaziale Internazionale si sono sempre affidati ai rifornimenti da terra per quanto riguarda acqua e cibo, generalmente alimenti liofilizzati e in alcuni casi reidratati. Il problema è che, ad esempio, in una missione come quella che si prefissa di raggiungere Marte, non ci sarebbe la possibilità di fare rifornimenti. Per questo dovremmo trovare un modo per produrre cibo e ossigeno direttamente in orbita. Fino ad oggi i tentativi fatti sono stati per lo più esperimenti che non soddisfacevano per quantità le esigenze di un equipaggio spaziale. I primi sono stati i russi, che nel 2003 hanno mangiato dei piselli colti dal loro primo orto spaziale. E lo scorso agosto anche gli americani sono riusciti a coltivare la loro prima lattuga spaziale. Ma a quanto ammonta il fabbisogno giornaliero di un astronauta? A quantificarlo ci ha pensato il team del progetto Melissa, Micro Ecological Life Support, che ha previsto un bisogno base di 5 kg al giorno per astronauta in termini di consumo metabolico, 1 kg di ossigeno, 1 kg di cibo disidratato e 3 kg di acqua che servono sia per bere che per reidratare il cibo essiccato. So if you want to go in space for long duration, you will have to transport oxygen, water and food. And this is quite a large amount of mass. Nello spazio bisogna trasportare ossigeno, acqua e alimenti in grande quantità. Si tratta almeno di 5 kg al giorno per persona ed è obiettivamente una grande quantità di massa che potrebbe avere un costo sulla missione. Dobbiamo riciclare il più possibile dagli scarti di ossigeno, acqua e alimenti e coniugare il tema degli scarti con quello dei bisogni metabolici. Abbiamo già iniziato, anche qui sulla Terra, non nel progetto Melissa, ma in altre compagnie spin-off. Sappiamo ad esempio che alcune compagnie italiane stanno lavorando con medesime tecnologie su altre sfide. Ovviamente non abbiamo tutto il sistema al completo in grado di riciclare tutto, ma alcuni pezzi già esistono. Si può dire che stiamo mettendo insieme i mattoni. Per quanto riguarda la produzione di ossigeno, una parte del consorzio Melissa, dislocata a Barcellona, sta studiando un meccanismo che si avvale di topi e di alghe. In questo delicato ecosistema, i topi, respirando, producono anidride carbonica. Le microalghe catturano questa CO2 e con la luce nel fotobioreattore producono la fotosintesi, rilasciando ossigeno. Ossigeno che torna al compartimento dove ci sono i roditori in un circuito chiuso senza sosta. La modalità di produzione del cibo è stata affidata ad un gruppo di ingegneri spaziali tedeschi che sta costruendo un satellite per coltivare pomodori nello spazio, cercando di simulare la gravità che c'è sulla Terra e su Marte. La navicella spaziale EUCROPIS lo lancerà e il satellite ruoterà attorno alla Terra mentre i suoi semi all'interno germoglieranno. Gli esperimenti del laboratorio Eden nel centro aerospaziale tedesco di Brema si occupano delle tecniche per far crescere le piante, il controllo dell'umidità, della temperatura e le soluzioni fertilizzanti, anche in vista della possibilità di coltivare piante su un altro pianeta. I sistemi biorigenerativi coprono tutti gli aspetti coinvolti nell'uso e il riuso delle risorse da parte di un equipaggio di astronauti su Marte, quindi coprono le tecniche di produzione del cibo, le tecniche di riuso e purificazione dell'acqua e le tecniche relative al riuso degli scarti in questo caso degli astronauti. Sono tutte attività che saranno necessarie sulla Terra, quindi da queste tecnologie possiamo avere importanti avanzamenti anche in quello che noi facciamo a terra, sia in campo agricolo che nel campo della gestione per esempio dei rifiuti. In questo momento il CNR è responsabile degli aspetti relativi alla qualità e sicurezza alimentare del cibo che viene prodotto in una struttura pensata per essere una serra lunare o marziana e che stava lavorando in isolamento completo in Antartide presso la base Neumayer 3 dell'Agenzia Spaziale Tedesca.
In questo progetto stiamo producendo in ambiente completamente controllato degli ortaggi che sono di supplemento alla dieta del personale della base Neumayer 3. Questi vegetali sono prodotti in condizioni di completo isolamento rispetto all'ambiente esterno, quindi la struttura fornisce tutti i fattori ambientali in condizioni ottimali. Questo ci permette da un lato di massimizzare le produzioni e dall'altro di spingere la fisiologia della pianta a produrre quanto più possibile elementi, composti, molecole utili alla nutrizione del personale. Quindi questi cibi sono cibi pensati per essere altamente funzionali rispetto alle esigenze in questo momento del personale della base, in futuro alle esigenze degli astronauti. Per la coltivazione dei pomodori spaziali è necessario del fertilizzante. Anche qui gli studiosi hanno trovato una soluzione ingegnosa: l'urina, che forse per la sua utilità viene chiamata anche l'oro giallo. Naturalmente le piante non cresceranno nel terreno per la difficoltà di gestione, ma il movimento della navicella dovrebbe dare ai semi un'idea di dove far crescere le radici e dove le foglie. Una volta risolto il problema della produzione di cibo e acqua, si pone il problema di come riciclare sia i rifiuti solidi che quelli liquidi derivanti da piante e animali. La soluzione sembra essere nel sistema a circuito chiuso. Facciamo un esempio. L'acqua bevuta sulla Stazione Spaziale Internazionale non è solo quella che arriva da terra con i veicoli cargo, ma in parte è sempre la stessa, che si ottiene attraverso il sistema di riciclo della stazione, dall'urina o anche da quella evaporata dai capelli. Un meccanismo che potrebbe essere potenziato in vista di missioni pluriannuali. Non tutto però viene riciclato. Per quanto riguarda feci e oggetti da buttare, come possono essere indumenti sporchi o strumenti rotti, vengono accatastati nella stiva del veicolo automatico di trasferimento dell'ESA, che una volta pieno viene fatto tuffare nell'atmosfera terrestre a velocità ipersonica, disintegrandosi in piccoli frammenti. Il problema in questo frangente sarebbe la lontananza dalla nostra atmosfera, ma niente panico, si troverà una soluzione anche per questo.